Ciao da Luci, oggi realizzeremo insieme questa bellissima maglia che avrete già visto dall'anteprima, molto molto semplice da realizzare, con la particolarità della raglan un po' disegnato, diciamo. È una maglia interamente fatta a maglia alta, quindi anche per principianti. Non ci sono diminuzioni nelle maniche perché io ho voluto proprio che ci fosse questo tipo di arricciatura sul polsino, quindi ho semplicemente fatto l'ultimo giro di diminuzioni, nel mio caso dimezzando le maglie tutte in una volta, quindi non durante la lunghezza, ma le diminuzioni sono state fatte tutte insieme sull'ultimo giro prima del polsino. La particolarità è anche il fatto che abbia il fianco svasato, tutti e due i fianchi svasati, riprendendo esattamente il motivo del raglan. Io ora ve la farò vedere con un filato più chiaro. Questa è stata realizzata con il colore 500 di Merceria Italia Artisan e con un gomitolone ho fatto tutta la maglia taglia M e me ne è avanzato ancora parecchio, quindi se volete andare sul sicuro vi consiglio proprio il colore 500. Mentre adesso ve lo farò vedere con un filato che mi è stato regalato, quindi ne farò una seconda con un filato che mi è stato regalato ed è un 100% sintetico anch'esso, leggermente diverso, un po' più pelosino, ma userò lo stesso uncinetto e mi verranno quindi le stesse misure. L'uncinetto che ho utilizzato è un uncinetto del 4,5. Ora vi darò tutte le specifiche che ci serviranno per iniziare la nostra maglia. La maglia l'ho chiamata Ritorno perché sono tanti mesi che non faccio video e mi piaceva l'idea del fatto che appunto ritorno a fare video e quindi l'ho chiamata maglia Ritorno. È una maglia semplicissima. L'unica misura, tra virgolette, l'unica accortezza che dovrete avere è che ogni raglan dovrà essere di 6 catenelle. Quindi 6x4 già sono 24 catenelle essenziali per i raglan. Io poi l'ho fatta leggermente rettangolare. Non del tutto rettangolare perché ho variato pochissimo i lati lunghi con i lati delle maniche. Infatti ho usato 18 catenelle per le parti lunghe e 16 catenelle per le parti corte. Il totale è di 92 catenelle. Vedete, dal disegno sono 6 6, 6 e 6, 16, 16, 18, 18. Il totale in centimetri della catenella che avremo una volta montate le 92 catenelle, ovviamente riferendomi al mio filato e al mio uncinetto, è di 55 centimetri, quindi giusto per far passare la testa, perché volevo uno scollo un po' stretto. Cos'altro vi posso dire? Direi che possiamo partire. Naturalmente, non sarete obbligati ad usare la stessa quantità di maglie sui lati, potrete variarla. Se fate una maglia per bambino, ovviamente 18 catenelle saranno troppe. Se farete una maglia, dove vorrete uno scollo più ampio, ovviamente le mie catenelle saranno poche. L'unica cosa che non dovete cambiare sono le catenelle degli angoli. Per i lati potete fare come desiderate, quindi se invece di 18 ne volete mettere 20, 22, 24,
25, non c'è un multiplo, potete tranquillamente farlo. Se avete per esempio un seno prosperoso, potete decidere di mettere più maglie davanti e meno maglie sul retro. Se volete una cosa un po' più rettangolare, quindi un collo più a barca, potrete allargarlo e stringere i lati delle maniche. Insomma, potrete fare come meglio credete. L'importante sono le catenelle degli angoli, perché quelli ci servono per il disegno del raglan. Tutto il resto è a vostro piacimento. Iniziamo a fare queste 92 catenelle e poi procediamo, però prima sigla. Una volta realizzate le nostre 92 catenelle, manteniamo tutto sul dritto, perché dobbiamo andare a chiudere in cerchio. Ecco qui. Chiudiamo in cerchio e ovviamente chiudiamo con una maglia bassissima. Partiremo per l'appunto dal primo angolo, quindi dalla prima metà di raglan. In questo modo ci alziamo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo proprio nella stessa catenella di partenza, quindi dove c'è l'attacco delle 2 catenelle, e usciamo solo da 2 occhielli, quindi una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, di nuovo un'altra maglia alta chiusa a metà. In questo caso abbiamo solo 3 occhielli, perché la prima maglia è sostituita da catenelle. Per tutti gli altri disegni di lavorazione le catenelle dovranno essere 4 sull'uncinetto. Quindi filo sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme, facciamo una catenella di sicurezza e 2 catenelle di separazione. Una volta fatte queste 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 catenelle sottostanti, 1 e 2, e sulla terza iniziamo il nostro lato lungo. Quindi in ogni catenella lavoreremo una maglia alta per un totale, nel mio caso, di 18 maglie alte. Se avrete fatto le catenelle un po' morbide sarà più semplice. Dopo aver fatto le mie 18 maglie alte, faccio 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base e sulla terza vado a fare di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi esco da 2, di nuovo carico, entro, esco da 2, carico, entro, esco da 2. Come potete vedere, adesso gli occhielli sono 4. Sono 4 perché abbiamo fatto una maglia alta, non sono semplici catenelle di partenza. Chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione e facciamo la stessa lavorazione ma non nella stessa catenella sottostante, ma andiamo in quella a fianco. Quindi di nuovo chiudo a metà, chiudo a metà, chiudo a metà, chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione e nuovamente filo sull'uncinetto, vado a saltare 1-2 catenelle e sulla terza inizio a fare, dalla terza in poi ovviamente, il lato corto che io ho fatto di 16 maglie alte. Quindi una ad una andiamo a fare le nostre 16 maglie alte.
Effettuate anche le nostre 16 maglie alte, di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza andiamo a fare di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme. 2 e 3. State bene attenti a togliere solo 2 occhielli alla volta. A volte quando sono tante si rischia di tirarne giù di più. Ora le chiudo tutte insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nella maglia a fianco e faccio nuovamente le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi 2 e 3. Chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione e ricomincio così andando avanti fino ad avere tutti e 4 i miei lati. Ovviamente poi chiuderemo insieme l'ultimo angolo. Arrivati ad avere tutti e 4 i lati, vi devono rimanere 3 catenelle, quindi le 2 da saltare e la terza da lavorare. Facciamo le 2 catenelle di separazione, salto 1, 2 e nella terza, che è quella a fianco alla prima di partenza, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte chiuse insieme. 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme, catenella di sicurezza. Ora, per rimanere al centro dell'angolo, io uso sempre lo stesso sistema. Filo sull'uncinetto, vado a infilarmi sulla chiusura delle maglie, quindi dove si chiudono tutte insieme, si forma un anellino bello largo. Vedete, se io faccio così si vede bene che è bello largo l'anellino. Quindi ci infiliamo proprio in quell'anellino, peschiamo il filo e concludiamo una maglia alta e siamo già al centro della nostra lavorazione. Ora possiamo partire da qui facendo mezzo angolo come abbiamo lavorato in partenza. Quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro al centro dei 2 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme in questo modo. Chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione. Ora la prima maglia alta, siccome sarà l'aumento, io la vado a fare all'interno di questo foro che si è creato con le 2 catenelle, rimanendo molto vicina alle altre maglie in questo modo, e ho fatto la prima maglia del lato. Ora lavoro maglia su maglia fino al prossimo angolo. Sto andando a lavorare quindi l'ultima maglia di aumento all'interno ovviamente dello spazio creato dalle 2 catenelle, quindi 2 catenelle di separazione e vado ad infilarmi nello stesso foro dal quale sono partita facendo le mie 3 maglie alte chiuse a metà. 2 3 Chiudo tutti insieme, catenella per fermare, quindi filo sull'uncinetto e rientro nuovamente. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino, giusto per essere chiari. Vedete che si crea questa catenella sulla chiusura delle 3 maglie alte insieme. Vedete, si vede perché è molto più lunga. Quindi noi andiamo proprio lì sotto. Prendiamo il filo, chiudiamo
e ci ritroviamo nuovamente al centro dell'angolo per poi ripartire, quindi non avremo nessuna brutta giuntura. Quindi questo è quello che dovrà venire, ecco qui, tento di stenderlo sul tavolo, diciamo che questo filato è un po' elastico, quindi tende a lasciarsi ritirarsi, diciamo. Comunque questo è quello che dovrà venire. Andrete avanti così fino ad arrivare allo scalfo manica. Di solito io lo calcolo in 18 centimetri. Nella maglia blu, quindi nell'originale, ne ho fatti 20. In questa andremo poi a vedere quanti ne dovrò fare, perché il filato è diverso e quindi potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare anche a seconda della vostra taglia, quindi i giri sono relativi a seconda della taglia, del filato, dell'uncinetto e della vostra mano. Quindi io proseguo e poi vi faccio vedere come si chiude lo scalfo manica. Eccoci arrivati alla chiusura per lo scalfo manica. Ovviamente poi prenderete le misure giuste per voi. Io ho fatto, per arrivare fino a qui, allora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 giri. Quindi al mio quindicesimo giro inizierò a chiudere e lo farò in questo modo. Ci sono due modalità. Se non avete raggiunto la larghezza e non volete portare lo scalfo manica troppo in basso, perché a volte è brutto vedere lo scalfo manica troppo staccato dall'ascella, allora aggiungerete delle catenelle lateralmente, quindi tra un angolo e l'altro metterete poi delle catenelle a vostro piacimento. Non c'è multiplo, non c'è nessun tipo di come dire obbligo di catenelle, sarà a seconda delle vostre misure, delle misure che dovrete raggiungere. Se invece vi va bene già così la larghezza, perché siete arrivati alla larghezza che vi piace, chiuderete senza nessuna catenella. Io procederò senza nessuna catenella, quindi vi faccio vedere come chiudere senza. Sta a voi poi decidere se metterle oppure no. Siccome partiremo dal lato lungo e la manica invece andrà chiusa così, faremo un altro giro. Quindi calcolate subito se vi serve questo giro. Faremo subito un altro giro fino ad arrivare al prossimo angolo di chiusura. Quindi faremo quello fatto finora, fino ad arrivare al prossimo angolo. Sono arrivata al punto di chiusura. Quindi vado a fare sempre l'aumento, le due catenelle di separazione, entro nell'angolo facendo due maglie alte, una e una, due, prendo l'altra metà di lavorazione, la metto vicina e all'interno dell'altro angolo faccio altrettante due maglie alte, una e due. In questo modo io sono andata a chiudere i miei due angoli insieme, creando quella che poi sarà la manica. Non vi preoccupate se è larga, perché ci serve comunque la larghezza per poi far arricciare il polsino. Ora, fatto questo, faccio le due catenelle di separazione, mi infilo nel foro e faccio
l'aumento, perché in questo giro ancora stiamo lavorando come se stessimo facendo ancora il raglan, e vado a fare tutte le maglie fino ad arrivare alla prossima chiusura. Sono arrivata a fine giro, quindi faccio l'ultima maglia, le due catenelle di separazione, e qui all'interno vado a fare due maglie alte, una e due. Prendo l'altra metà in questo modo, entro qui e faccio due maglie alte, una e due. Prestate bene attenzione a quello che sto per fare. Allora, qui vi dico già che ho sbagliato, dovevo partire con due maglie alte e ne ho fatte tre chiuse insieme, ma non importa perché è come se non calcolassimo la catenella. Quindi lavoriamo poi due maglie su questa, io lavorerò due maglie su questa catenella, voi ne farete due in partenza e non sbaglierete come me in questo caso. Cosa faccio? Non vado a chiudere il giro, carico, entro nella maglia, quindi vado già a fare l'altro giro con una maglia alta, in questo modo, lavoro la seconda maglia alta. Se voi avete fatto due maglie e due maglie, le avrete da lavorare, io in questo caso le ho lavorate insieme perché ho sbagliato. Vado a lavorare due maglie nel foro creato dalle due catenelle ed ora inizio a lavorare maglia su maglia tutte le maglie che mi ritrovo, fino ovviamente ad arrivare poi alla prossima chiusura, dove vi farò vedere che, essendo già chiuso, ci lavoriamo sopra, perché ora andremo a lavorare a spirale in modo da non avere giunture nella lavorazione. Sono arrivata all'altra chiusura, quindi lavoro due maglie nel foro sottostante, lavoro maglia su maglia le due maglie che ho messo nel raglan, maglia su maglia le altre due maglie dell'altro raglan. Vedete, abbiamo unito di nuovo due maglie all'interno del foro costituito dalle due catenelle e ricominciamo a lavorare maglia su maglia fino ad arrivare a quella che sarebbe la chiusura del giro, ma essendo a spirale non si chiuderà più il giro, si andrà avanti a lavorare in circolare senza inizio e senza fine. Come vedete, siamo arrivati a quella che dovrebbe essere la chiusura a giro, quindi andiamo a fare le due maglie nello spazio delle due catenelle, lavoriamo sulle due maglie sottostanti che ci troviamo nell'angolo. Ora, qui era la partenza, lavoriamo anche le due maglie dall'altro lato, in questo modo, dopodiché, senza chiudere né niente, andiamo avanti a lavorare sulle maglie così come ve le trovate. Quindi vedete, io non ho chiuso il giro e non l'ho riaperto, perché stiamo lavorando a spirale, quindi da ora in poi non dovrete far altro che lavorare in circolare. In questo modo vi ritroverete la chiusura e la riapertura. Vedete che qua è più alto,
Arriverò qui, tornerò indietro, ripasserò sulle maglie e quindi vado avanti così fino all'altezza che desiderate prima di iniziare le svasature dei fianchi. Quindi, se voi avete il fisico a pera come il mio, io sono arrivata appena sotto l'ombelico con la lavorazione senza poi fare le svasature. Quindi andate avanti per un'altezza circa fino all'ombelico, magari qualcosina più sotto, e poi vi farò vedere come reinserire il raglan sui lati per poter così poi avere la svasatura sui fianchi. Arrivati a una determinata lunghezza che deciderete voi naturalmente in base a dove inizia poi ad allargarsi il vostro fianco, continueremo in questo modo. Allora, gireremo la maglia e cercheremo di capire qual è la metà esatta della maglia. Io adesso la sposto qui così la vedete tutta. La metà esatta della maglia senza segnarla non è importante, anche se ci mettete il marcapunti non fa niente. Dovete tenere presente sempre la stessa cosa: il nostro raglan è di 6 punti. Quindi, se io decido che questo è l'angolo, questi già sono 2 punti, ne conto altri 2, so che io dovrò in questo caso lavorare una maglia e iniziare a fare il raglan proprio in questo modo. Allora, prendiamo il nostro filo, facciamo la nostra maglia alta, facciamo le 2 catenelle per saltare le 2 maglie sottostanti. Dopodiché entriamo nella terza e facciamo quello che abbiamo fatto per il raglan. Quindi una maglia chiusa a metà, due chiuse a metà, tre chiuse a metà. Chiudo tutti insieme, sicurezza, 2 catenelle. Entro nella maglia a fianco, faccio altre 3 maglie chiuse a metà. 2, 3, chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione. Dopodiché salto 2 maglie e vado avanti a lavorare a maglia bassa fino all'altra metà di lavoro. Quindi, come vedete, abbiamo ripreso il nostro raglan. Ovviamente all'altra metà ci arriveremo da soli perché io vi faccio vedere appunto come prendere la divisione, ma vedete rimane proprio nell'angolo. Abbiamo ricreato il nostro raglan e da qui in poi la maglia inizierà ad allargare in questo modo. Di conseguenza andrà a mimetizzare i fianchi e a creare 2 piccole punte su essi. Quindi faccio la stessa cosa da questa parte. Quindi calcolo, se volete potete usare il marcapunti. Io appoggio semplicemente la maglia, avendo oltretutto già il riferimento di un angolo, appoggio semplicemente la maglia sul tavolo, l'appoggio bene e definisco quale sarà il centro. Calcolate che il centro sono 6 maglie, quindi le 2 saranno proprio quelle della laterale e poi 2 davanti e 2 dietro. Niente di più semplice, veramente semplicissimo. Vado avanti ancora un giro fino ad arrivare all'altro angolo, ve lo faccio rivedere, vi farò rivedere il prossimo, quindi come si lavora, ma è la stessa lavorazione del raglan, quindi voi già sapete come si lavora e andrete avanti così fino alla lunghezza che desiderate. Dopodiché insieme vi farò vedere le maniche. Ecco qui, appoggiando la nostra maglia, noi abbiamo quest'angolo che
messo preciso a metà della nostra lavorazione. Quindi sull'altro fianco, vedete, sono arrivata, se io poggio ci sono le due maglie che devo saltare, quindi faccio le due catenelle, filo sull'uncinetto, salto le due maglie sottostanti, nella terza faccio le tre maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutto, 3 catenelle, una di sicurezza e 2 di separazione, filo sull'uncinetto, vado sulla maglia a fianco e nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3, chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 di separazione, ed ora proseguo saltando 2 maglie e andando avanti a lavorare a maglia bassa fino al prossimo raglan, e lavoreremo sempre nello stesso modo, quindi come abbiamo lavorato finora il raglan. Quindi questi saranno i laterali della nostra maglia, ma che saranno esattamente come abbiamo lavorato lo sprone, quindi si fanno gli aumenti nello stesso modo e si fa il punto nello stesso modo. Quindi vedete, abbiamo fatto il primo punto, adesso andremo avanti a lavorare esattamente come abbiamo fatto per il nostro raglan, fino a che ci piacerà la larghezza e la lunghezza, dopodiché non rifinirete con alcunché, lascerete la maglia esattamente così com'è. Io non ho fatto nessuna rifinitura sulla mia maglia, chiuderà a maglia alta con le punte dei raglan sui laterali, quindi non avrà altro tipo di lavorazione. Passiamo ora all'attaccatura delle maniche. Allora, la inizieremo dal centro, scusate, giro la maglia, quindi da questo lato, ed entreremo nelle catenelle. Ove ci sarà la maglia alta, io al suo interno, per non fare buco, farò 2 maglie alte, mentre nelle maglie dove hanno l'attaccatura piccola farò una maglia sola. Non è necessario che il numero sia preciso, l'importante è che tutte e due le maniche abbiano lo stesso numero di maglie, quindi potete agganciarvi come volete. Io mi aggancio qui con 1 maglia bassa e 1 catenella, entro di nuovo e faccio la maglia alta completa. Dopodiché, siccome a fianco, vedete, abbiamo la punta del raglan, cosa facciamo? Qui dentro mettiamo 2 maglie alte, voilà, poi una la mettiamo nell'occhiello di chiusura. Passiamo oltre, qua c'è un altro foro e quindi sono altre 2 maglie alte. Ora si va lavorando maglia su maglia le maglie che abbiamo già presenti, perché sapete che il top down ci mette già nella direzione giusta di lavorazione. Vi faccio vedere come concludo, perché anche la manica verrà lavorata a spirale, quindi io vado avanti per tutta la manica fino alla chiusura, così vi faccio vedere anche come rilavoro le 2 maglie qua dentro, la maglia sopra alla chiusura, le 2 maglie qua e la maglia centrale. Dopodiché vi faccio vedere come ricomincio la spirale. Sono arrivata all'ultima maglia, quindi adesso ne lavoro 2 nel foro, 1 e 2, una nell'anellino di chiusura del punto alto, quindi delle 3 maglie alte chiuse a metà, quindi quella che era la catenella di sicurezza, faccio un punto anche lì dentro. A fianco mi ritroverò l'inizio, quindi da dove sono partita, no, sono partita più avanti. Allora lavoriamo di nuovo 1 maglia qui,
è un buco, ne facciamo due, cioè, riempiamo in pratica. Poi qua c'è una maglia lavorata laterale, entro in questa e ne faccio due. Sono arrivata alla maglia iniziale, vedete c'è il filo iniziale che io ora metto dietro. Rientro nello stesso foro della prima maglia fatta, faccio una maglia alta, dopodiché ricarico ed entro nella prima maglia alta lavorata a inizio giro, così che io mi ritrovo con la lavorazione a spirale. Come vedete, io adesso non avrò più né apertura né chiusura giro, esattamente come avevamo fatto per la maglia, per il corpo della maglia, perché noi avevamo fatto la stessa cosa, avevamo lavorato a spirale. Questo vi aiuterà a non avere alcun segno di chiusura o apertura, perché in effetti non ci sono. Io prediligo sempre la lavorazione a spirale quando possibile, proprio perché non ho il segno di nessuna cucitura, giuntura o qualsiasi cosa sia brutta da vedere, ecco. Quindi ora non dovrete fare altro che andare avanti a lavorare per tutta la lunghezza della vostra manica, come avete fatto per il corpo, a punto alto. Niente di più semplice. Vi faccio vedere poi come chiudere il polsino. Tenete conto che questo è un campione, la maglia è quella blu. Io l'ho lavorata con un filato diverso proprio per farvi vedere bene, perché col blu era impossibile. Infatti l'altra è molto più morbida, è molto più bella perché è stata realizzata col colore a 500, che è un filato molto morbido ed è anche leggero ma molto caldo, quindi addosso è leggero però scalda tantissimo, quindi io ve lo straconsiglio quel filato. Uno, perché con un unico gomitolo ci fate l'intera maglia e ve ne avanzerà anche. Se fate una taglia M/L, tutto o comunque ve ne avanzerà. Se invece volete altro filato, comunque state sui 1500 metri, perché questo più o meno è la quantità di filato che serve per fare l'intera maglia. Ora io proseguo un attimino, quindi vado un attimino avanti con la lavorazione per allungarla solo un pizzettino, giusto per farvi vedere poi come faccio il polsino, e naturalmente chi la vuole tenere a manica corta almeno sa come fare, quindi farà qualche giro fino a quando gli piace. La lunghezza la decidete voi, io nella mia l'ho fatta invernale, quindi sono arrivata al polso e ovviamente arrivando al polso poi ho tenuto conto della misura del mio polso, e quindi poi vi faccio vedere come ho deciso di chiudere. Se voi chiudete sull'avambraccio o più vicino alla spalla, ovviamente dovrete tener conto che le diminuzioni sicuramente saranno meno di quelle del polso. Io vi faccio vedere quelle del polso, ma vi faccio vedere anche come potete chiudere in un'altra posizione, quindi più su, tipo a tre quarti, o addirittura proprio a mezza manica. Quindi vado avanti un pezzettino e poi ci vediamo per il polsino. Ricordate che per contare i giri dovrete farlo esattamente dove c'è l'ultimo foro del raglan, quindi quello centrale, mi raccomando, da lì conterete i giri, e ovviamente apertura e chiusura giro andrà fatta in quel punto. Anche se noi lavoriamo a spirale, dobbiamo tenere quel punto come riferimento, quindi queste sono le due maglie iniziali, noi dobbiamo tenere questo come riferimento. Ora mettiamo che io ho chiuso la mia manica e devo fare il polsino. Voi sapete che questo è un campione, quindi non andrò a fare l'intera manica. Cosa facciamo? Per chiudere non facciamo altro che mezza maglia alta, maglia bassa,
maglia bassissima. E noi abbiamo chiuso il giro senza avere scalini. Ora però dobbiamo iniziare le diminuzioni. Come si fanno le diminuzioni? Allora, noi prendiamo, mettiamo che questo sia il polso, io ovviamente l'ho chiusa a polso, infiliamo la nostra mano, il nostro braccio, ecco, nella manica. Ci fermiamo più o meno a questa altezza, quindi a 2 centimetri più o meno dal polso. Se voi invece volete per sicurezza avere la manica un po' più lunga, potete tranquillamente arrivare al polso e poi iniziare la chiusura. Io so che devo diminuire più o meno della metà delle maniche, perché guardate quante maniche, quante maglie mi avanzano. Se voglio le posso anche contare, ma so già che sono, per me sono la metà. Quindi potete fare le diminuzioni in uno o due giri, io li farò in un giro solo, in questo modo. E qui avremo apertura e chiusura del lavoro. Quindi cosa faccio? Prendo la mia manica, mi alzo con 2 catenelle, io alzo sempre con 2 catenelle, nella stessa maglia faccio la maglia alta perché la giuntura si vedrà meno. Ora la prossima entro, chiudo a metà, entro nella maglia dopo, chiudo a metà, chiudo tutto insieme, nuovamente entro nella maglia successiva e chiudo a metà, ricarico il filo, nella maglia successiva chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Così vedete, ci stiamo già mangiando una maglia alla volta. E facciamo questo per tutto il giro, quindi chiudo a metà, entro nella prossima maglia, chiudo a metà, chiudo tutto insieme, di nuovo prossima maglia, chiudo a metà, nella successiva ancora a metà e chiudo tutto insieme. Vedete che iniziamo a stringere la nostra manica. Quindi proseguo per tutto il giro in questo modo. E a fine giro vi faccio vedere come si chiude. Sono arrivata all'ultima maglia, mi rimane singola, io la lavoro singola, non la salto, se no mi rimane il buco. Dopodiché entro sotto la prima maglia lavorata, quindi nella catenella della prima maglia lavorata, e chiudo con una maglia bassissima. Come potete vedere, adesso non si vede molto, si vedrà sicuramente al prossimo giro, abbiamo drasticamente stretto la nostra manica. Ricordo a chi vuol fare la manica corta che dovrà prendere appunto la misura dell'avambraccio o comunque nel punto dove deve chiudere e calcolare quante maglie toglierle, quindi magari non come ho fatto io tutte diminuzioni, ma se sa che deve fare 6-7 diminuzioni, le fa distribuendole un po' in modo casuale, ma non tutte raggruppate, sulla manica. Ora noi dovremo iniziare il polsino, giusto? Quindi che cosa facciamo? Ci alziamo con 2 maniche e andiamo a lavorare tutte le maglie lavorate a maglia alta. Quindi adesso si vedrà veramente quanto abbiamo stretto. Perché? Perché ancora non si vede, mentre nel giro che faremo adesso si vedrà veramente di quanto abbiamo stretto la nostra manica. Se rimane un pelino larga, non preoccupatevi, perché allora non deve rimanere larghissima, però deve rimanere piuttosto stretta. Ma se non rimane comunque aderentissima al polso, non vi preoccupate, perché la maglia a coste stringerà ulteriormente la lavorazione. Quindi non preoccupatevi, perché stringe parecchio. Quindi io vado avanti fino a fine giro e poi iniziamo la maglia a coste. Siamo arrivati a fine giro, guardate di quanto si è stretta la nostra manica, ed è giusto così, perché con la manica lunga, ma anche con la manica corta, fa un po' di palloncino, è veramente molto carina.
Ora chiudiamo il giro e iniziamo la maglia a costa uno ad uno. Io di maglia a costa uno ad uno ho fatto 6 giri senza contare ovviamente il giro di preparazione, che è questo. Quindi questo giro non lo contiamo, chiudiamo e iniziamo da qui a fare la maglia a costa. Quindi mi alzo con 2 catenelle, in questo caso la considero proprio come maglia e la considero come maglia in costa retro. Ora andiamo a fare quella in costa davanti. Allora avvicino un attimo la camera. Avvicino così potete vedere bene. Allora ho fatto le mie 2 catenelle, maglia sull'uncinetto. Ora sposto col dito un po' avanti la prossima maglia e ci passo dietro in questo modo. Vedete, l'ho proprio trapassata da dietro così. E faccio la mia maglia. La successiva sarà presa da dietro, quindi carico, entro tra la maglia appena lavorata e quella che devo lavorare e faccio così. Se io tengo ben forte esce bene il filo e quindi ecco qua che è venuta la costa retro. Ora rifaccio la costa avanti, quindi filo sull'uncinetto, passo dietro alla maglia, vedete la maglia mi rimane sull'uncinetto sul davanti, carico, esco e concludo la maglia alta, costa retro, filo sull'uncinetto, vedete tra la maglia che ho già lavorato, entro da dietro, la cavallo davanti, quindi la maglia me la ritrovo sul retro dell'uncinetto, esco, se tengo bene stretto esce anche agevolmente. Il primo giro potrebbe essere un po' disagevole, ma poi lavorando maglia su maglia sono già spostate e si lavora meglio. Quindi di nuovo faccio in modo che la maglia sia lavorata da davanti, nuovamente la maglia lavorata da dietro, nuovamente lavorata da davanti, nuovamente, vedete, lavorata da dietro, vedete che la maglia rimane dietro. Faccio così, tiro fuori il mio filo, di nuovo davanti, di nuovo dietro, di nuovo davanti, mi sono spostata un pochino dal centro, scusatemi, di nuovo dietro. Di nuovo davanti, di nuovo dietro, vedete entro proprio da dietro, scavallo la maglia che devo lavorare e così, poi tengo bene la maglia stretta, vedete che riesco ad uscire. Fate questo per tutto questo primo giro. Ecco qui il primo giro a costa, so che non si vede bene all'inizio, specialmente con questo filato che, devo dire la verità, pensavo si vedesse meglio, ma no, anche no. Se come a me vi mancava una maglia, infilatevi nella prima e comunque dovete chiudere con una maglia in costa davanti, quindi in realtà io ho chiuso giusto. Perché questa è in costa retro, la prossima, vedete, mi infilo proprio sotto alle 2 catenelle e la faccio in costa avanti, perché io poi dovrò agganciarmi alla costa retro, quindi entro e non entro più nella catenella della maglia, prendo proprio la maglia. Questa, vedete, c'è il foro delle 2 catenelle, mi infilo nel foro delle 2 catenelle, faccio la maglia bassissima che mi è scivolata, eccola qua, quindi faccio la maglia bassissima, ok, di nuovo 2 catenelle, vi aggancerete sempre alle 2 catenelle della maglia bassissima, quindi non alla prima maglia ma alle 2 catenelle che risulteranno in costa retro. Ora sarà più facile lavorare, perché le maglie sono già naturalmente spostate, quindi filo sull'uncinetto, vedete che questa sporge in avanti,
Sporgendo in avanti vi verrà più facile prenderla. Quindi lavoro come si presentano le maglie, quindi quelle lavorate in costa avanti le lavoro in costa avanti, quelle lavorate in costa dietro. Vedete che rimane più dentro nel, guardate, ve lo avvicino un pochino alla camera, vedete che rimane proprio dentro, rimane incastrata dentro. Questo è un filato un po' pelosetto, non si vede benissimo. Comunque questa voi sapete che la dovete prendere da dietro e non risulterà più difficile come prima, perché la maglia è già spostata indietro. Quindi di nuovo quella avanti, la lavoro avanti, quella dietro, la lavoro dietro, quella avanti, la lavoro avanti, quella dietro, la lavoro dietro. Quindi andrò avanti così, questo è il secondo giro, fino ad arrivare a 6 giri. Quindi dopo 6 giri, se volete farne qualcuno in più perché vedete che la manica era un po' cortina e volete allungarla ancora, potete anche fare più di 6 giri a vostra diciamo discrezione. Io vi consiglio, se la fate a manica corta, di non fare 6 giri ma farne 3, perché non è bellissimo da vedere un bordo alto sulla manica corta. Quindi vi consiglio di farne 3, 4, ma non arrivare a 6. Mentre se invece volete un bel polsino alto, potete andare avanti tranquillamente. Ora vi spiego il collo, perché questo è finito, cioè nel senso che una volta che voi siete arrivati alla fine, non fate altro che chiudere il lavoro con una maglia bassissima sull'ultima maglia, adesso ve la faccio vedere comunque, e poi chiudete, e tagliate e nascondete il filato. Sono arrivata alla fine del giro, vedete, mettiamo che io abbia fatto 6 giri, ripeto, questo è un campione, quindi non è necessario che io faccia esattamente quello che ho fatto sull'originale. Qua ci sono le due catenelle iniziali, entro, maglia bassissima, catenella di sicurezza, tiro, taglio lasciando un filo abbondante. Più lo lasciate abbondante, meglio riuscite a nasconderlo. E come vedete, guardate la manica, da quanto era larga adesso quanto è diventata stretta. Quindi il bordo a coste man mano va stringendo ulteriormente. Ora vi faccio vedere l'originale. Questo è l'originale, come potete vedere l'effetto della manica è questo, vedete? Rimane che stringe molto bene, anzi rimane un po' di arricciatura anche, e il polsino è fatto da 6 giri e verrà esattamente così. Con una costa avanti, una costa retro, una costa avanti e una costa retro. Dopodiché, quando avete finito, andate a nascondere il filo ed è tutto perfetto. Il collo non ve lo faccio rivedere perché è la stessa cosa. Ora, sullo scuro magari non si vede, però vi assicuro che è così. Dovete fare sempre un giro di maglia alta, che è quello di preparazione. In questo caso io ho fatto solo 3 giri di 3 o 4, vediamo, scusatemi, 1, 2, 3, 4 giri di collo, senza contare ovviamente il primo giro di maglia alta. La maglia alta, visto che dovrete stringere un pochino il collo, io nel raglan ho messo una maglia e una maglia nei fori del raglan, quindi ne ho messo solo una e non due, perché non volevo allargare, volevo che il collo stringesse ulteriormente. Quindi ho fatto praticamente 3 diminuzioni da questo lato e 3 diminuzioni da questo lato, idem dietro, 3 e 3 diminuzioni, quindi già il collo tendeva a stringere. Tenete presente che se già è adattissimo alla vostra taglia, non stringetelo troppo, altrimenti poi non c'entrate più con la testa, anche se, come vedete, il punto costa 1 a 1 è elastico, quindi ci entrate tranquillamente, non è un problema. Questa è l'originale della maglia, vedete?
È veramente molto molto bella. Come potete immaginare, ho dovuto registrare su campione perché questo blu è molto scuro e quindi risultava anche difficile poi farvi vedere bene i punti. Ricordate sempre che i giri si calcolano sia per quanto riguarda il busto, sia per quanto riguarda la manica. I giri li conterete lavorando a spirale, non avrete una chiusura e un'apertura. Userete il raglan come calcolo, quindi la punta, l'ultima punta del raglan, l'ultimo buco sarà quello dove inizierete a contare. Quindi questo sarà il primo giro, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. E ricordatevi sempre di aprire e chiudere, perdonatemi se mi impapero un attimo, di aprire e chiudere il giro sempre dove avete aperto la prima volta. Quindi lasciate, non nascondete subito il filo, lasciatelo penzolante, così voi capite che quello è l'apertura. Quindi se qua io non avessi ancora messo via i fili, ci sarebbe il filo penzolante, quindi quello di inizio giro, quello che poi io ho nascosto, e saprei che è da questo lato che ho iniziato il giro a spirale. E quindi so che se io faccio un giro intero e ritorno qua, anche se a spirale è comunque un giro intero. Quindi verrà dritto, altrimenti rischiate che la maglia rimanga leggermente storta. Detto questo, io spero veramente che questa maglia vi sia piaciuta. Qua c'è un filo che ho tirato e che devo ritirare dentro. Guardate, poi dite che io non sbaglio mai, sbaglio anch'io, eh? Guardate questo filetto, ecco, questo filetto è un filetto che devo aver chiuso male, devo averlo nascosto male ed è saltato fuori da qua. Quindi dovrò poi, ecco qua, tirarlo dentro e nasconderlo meglio. Quindi anche sbagliano anche le YouTubers. Se sbagliate qualcosa, non vi meravigliate perché è uguale per tutti, nessuno escluso. Io spero che questo tutorial sia stato il più breve e conciso e facile da seguire possibile. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Vi ricordo che ho usato il filato colora 500 di Merceria Italia Artisan e vi ricordo e ringrazio la mia amica Ombri perché è lei che mi ha dato l'idea del fondo svasato, quindi del ripetere, ecco, il disegno del raglan sul fondo per poter allargare il fianco. Quindi è stata una sua idea, l'avevo vista su una sua maglia, mi era piaciuta e l'ho replicata. Quindi comunque la mia fonte di ispirazione è stata Ombri. Naturalmente poi sulla copertina leggerete il nome completo, ma io la ringrazio e le mando un bacione grande per avermi dato questa idea che mi è piaciuta tantissimo. Come vedete, sotto non è rifinito, finisce proprio esattamente a maglia alta ed è giusto che sia così perché deve essere largo, quindi non deve avere un bordo. Io vi mando un bacione grande al prossimo video che spero sia prestissimo. Tanti saluti da Luci, ciao, a presto!